Ciao a tutti, oggi vi portiamo in campagna con Aurora Crimà per una sessione di lavoro su dislivelli. Stiamo andando al maneggio, siamo pronti, oggi fa freschetto. Buongiorno Acri! Zaghe, ma tu sei sempre a mangiare? Se siete curiosi di sapere come mettere la tessiera al cavallo, ho creato una guida passo passo apposta per voi. Potete trovarla cliccando sulla scheda qui sopra, non perdetevela. Ok Acri, forse sei fortunata perché se il campo è tutto allagato vai a fare una passeggiata. Cosa stai aspettando Acri? Dov'è Aurora? Dov'è Aurora? Eccola! È vero Acri, che cosa ti hanno detto? Che sei viziata, ma non è vero. Guarda com'è obbediente, come fanno a dire che sei viziata? Guarda quanto sei obbediente. Ma sta lì ferma. L'altro sarebbe già uscito fuori. Vedi, tu sei proprio carina, carina. No, vabbè, non mi prendere alla lettera. Aurora inizia con le staffe leggermente più corte rispetto a quelle del salto, ideali per il terreno variabile. Lavorerà Crimà all'inizio della lezione concentrandosi sul riscaldamento. È importante stabilire un buon contatto fin dall'inizio, preparando il cavallo per la sessione. Passiamo al trotto in circolo con Aurora che mantiene un contatto costante. Si nota come Aurora rilasci leggermente le redini adattandosi ai movimenti e al terreno. In questo momento Acrimà si toglie dalla mano alzando la testa, ma Aurora agisce prontamente per ristabilire il contatto. Questo è un esempio di come si gestiscono piccoli imprevisti mantenendo la calma e la concentrazione. Ritorniamo al trotto con Aurora che introduce alcuni cambi di mano. È fondamentale mantenere il contatto durante le discese e rilasciarlo leggermente in salita, aiutando Acrimà a rimanere concentrata e rilassata. Thank you.
Concludiamo notando che Acrimà risponde meglio alle richieste di Aurora rispetto all'inizio della lezione. Questo dimostra i progressi fatti oggi, sia in termini di comunicazione che in adattamento al lavoro su dislivelli. Questo lavoro su dislivelli è essenziale per l'allenamento equestre, soprattutto in campagna. Aurora e Acrimà hanno dimostrato come adattarsi al terreno e mantenere un buon lavoro di squadra. Acri, cosa hai combinato? Fammi vedere l'abbruccio. Dove sei? Dove sei? Che mosa. Che si gratta. Grazie mille per aver seguito il nostro video di oggi. In alcuni casi, come sapete, è importante girare alla corda prima di montare. Se volete saperne di più su come si fa, vi invito a guardare il nostro video vlog Girare un cavallo alla corda. Cliccate sul link qui a fianco per scoprire di più. E non dimenticate di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e accendere la campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi video e consigli. Ciao!